Buongiorno bambini, dalla maestra Viviana. Allora, oggi vi leggerò la storia del giardino di Gallinella. Un giorno di giugno, Gallinella uscì nel suo grazioso giardino a fare qualche lavoretto. Dovrò scavare un po' e piantare qualche piantina intorno ai bulbi primaverili, disse a Galletto. E mentre questi correva a prendere le pianticelle, Gallinella prese a dissodare delicatamente la terra. Questi erano giacinti, sorrise. E questi bucaneri, questi tulipani, e questo. Ma. E questo? Cos'è questo? Gallinella aveva scoperto un bulbo strano, bianchiccio e tondeggiante, senza segno di radici. Non ricordo neppure di averlo piantato, disse. Chissà cosa sarà mai. Fece Galletto, anche lui non sapeva cosa fosse. O una margherita, o chissà cosa poteva essere. Gallinella allora piantò delle pianticelle tutte intorno ai bulbi, ma lasciò uno spazio nudo attorno al piccolo bulbo strano, che da quel giorno in poi continuò a controllare sempre. Cadde la pioggia d'estate, poi venne il sole e le pianticelle crebbero alte, folte, forti, germogliarono e misero le foglie. Fiorirono le dalie, le bocche di leone, un sacco di fiori. Qui non cresce nulla, esclamò Gallinella, indicando il punto dove giaceva il piccolo bulbo strano. Galletto, che si era chinato per osservare meglio la terra soffice, vide in quel momento che il terreno si incrinava. C'è qualcosa che spunta proprio ora! Mamma mia! Nulla è mai spuntato con tanta rapidità. Cosa mai poteva essere? Forse una pianta di fagiolo magica, pensò Galletto. O un roseto magico, chissà. La terra si aprì ancora ed ecco, ne uscì un piccolo tozzo musetto nerastro. Sbucarono due occhietti acuti e brillanti, due buffe zampette, un piccolo guscio e infine altre due zampette e un mozzicone di coda. Tartaruga! Esclamò Galletto. Santo cielo! Fece Gallinella. Eppure, non ho mai piantato bulbi di tartaruga. Voi certamente no, fece una voce alle loro spalle. Sono stata io, infatti. Mamma tartaruga li guardava sorridendo. Grazie per aver ammorbidito la terra per mio piccolo, disse. Grazie, fece eco la tartarughina. E insieme alla madre si allontanarono dondolandosi. Guarda, guarda! Gallinella era stupefatta. Mentre rassettava l'aiuola e piantava nuove pianticelle nel piccolo spiazzo vuoto. Viole del pensiero, disse, cresceranno proprio l'anno 21. Bene, fece Galletto, mi piacciono le viole. Ma in fondo il cuore non riusciva a impedirsi di sperare che un giorno, in quel punto, qualcosa di magico sarebbe nuovamente nato.
una nuova magia nel grazioso giardino di Galinella. Vi è piaciuta, bambini? Spero di sì. Adesso potresti fare anche un bel disegno. Cosa dite? Ciao ciao! Ciao ciao!